Ruggero, ci conosciamo da 30 anni, quasi. Allora, senti, ti cimenterai naturalmente alla guida della Primavera Nostra con squadra club blasonata. Secondo te, siamo partiti, come ha detto Ernesto, siamo partiti un po' in ritardo nel fare e mettere insieme questa squadra. Secondo te, con il passare del tempo, il Frosone in quale fascia, diciamo, di questo gruppo del girone C potrà inserirsi? La domanda è molto difficile, non sono neanche in grado di dirle, perché ce l'ho solo da 15 giorni, ragazzi, e quindi non ha... Diciamo che l'impegno, tra virgolette, è gravoso, però è molto interessante, molto affascinante, sia per la società con cui opero, immaginate anche perché, e anche perché ci mette alla prova contro delle realtà che sono consolidate. La differenza vuol dire tanto, il consolidamento di una società rispetto a un'altra vuol dire tantissimo, però insomma, lavoriamo e insomma, spero che il tempo che ha detto il direttore sia sufficiente per farci delle soddisfazioni. Cosa non lo so, onestamente, mi pare anche prematuro poter ipotecare. Ecco, secondo te in questo girone C le squadre più accreditate, oppure la squadra più accreditata, secondo te quale potrebbe essere? La Lazio è la vicecampione d'Italia, quindi sicuramente è una che sono, credo, 10 anni che va a fare i playoff, almeno 5 anni ci sono portati, dopo uno scudetto, quindi e poi c'è la Roma, e poi c'è Palermo, e poi precedente, sono tutte società che negli ultimi 7-8 anni sono andate in playoff, pertanto sono fra le migliori 8 playoff di Final 8, quindi sono le 8 migliori d'Italia, e dentro quelle ci stanno, ci sono andato quasi tutti gli anni, e quelle sono sicuramente quelle più sulla carta. Poi si parla anche di annate, c'è chi di un'annata migliore peggiore, però quando parliamo di società consolidate, le annate sono consolidate. Sono consolidate anche per Ok, grazie. Senti, vorrei dirti da Roberto Mercato del Quotidiano Socialità. Il compito degli allenatori delle dimensioni giovani che a volte è più gravoso rispetto a quello delle principali, perché praticamente a volte dovrebbe contemperare delle esigenze che potrebbero essere, se non contrapposte, comunque sono rimane, mi spiego meglio. A volte, cioè, nella formazione dei giovani, che poi, come ha detto il maestro in serie di premessa, la funzione prioritaria di questa squadra sarà anche quella di formare i giovani che possono essere poi in linfa per la prima squadra, no? E allora la ricerca esasperata del risultato talvolta bisticcia un pochino con la crescita, con la motivazione dei giovani, che può essere anche più graduale. Allora, in tutta sincerità, rispondimi sinceramente, tu preferisci uscire dal campo con la squadra che ha fatto una partita bellissima, magari ha pareggiato, oppure con un risultato positivo, però con delle cose che tu hai studiato in settimana che poi vedi non realizzate perfettamente dai ragazzi in campo? Ecco, rispondimi a questa domanda. Intanto, se vedi i capelli sono già bianchi, quindi tutte queste ambizioni di andare a allenare una squadra di professionisti ormai non ce l'ho più, o perché ho perso il treno, o comunque sono cambiato sempre. L'unico piacere che avrei io che il mister potesse prendere da qui a 8 mesi, a 7 mesi, magari anche prima, dei giocatori, almeno 2 o 3, non solo per fare allenamento durante la settimana, ma per portarli in rosa al sabato per la partita. Ma la famosa nidiata del 93, no? Che c'era tutta questa linea. Sono andato anche appresso alla richiesta del direttore, che non lo dico, però insomma, lui è uno che ribada il risultato suo è quello di riuscire a portare, anche perché è un discorso veramente anche economico, no? Portare 3-4 giocatori nella rosa della prima squadra. Quindi quando il direttore mi ha fatto questa richiesta, secondo me per un istruttore è il massimo che ti possa chiedere. Può andare? Sì.